ti faccio i denti incollati. Oppure un altro parametro di serietà può essere il fatto che non ti mandi video prima. Il paziente qua si lamentava, la persona, che gli mandavamo video prima di mandare il preventivo. Per quello che vi dicevo prima, io non posso dare un'ipotesi di spesa, non un preventivo, è un'ipotesi, una quotazione. È come che io ti mando il listino prezzi. Ok, fatti tu la pizza come vuoi, ma non sappiamo esattamente che tipo di chirurgia va fatta, quanti impianti ci vorranno, se potrai mettere tutti i denti, se potrai mettere linea superiore oppure una linea semplificata perché le articolazioni sono usurate, oppure perché sviluppi molta forza, allora lì è meglio usare materiali molto più resistenti. Guardate per esempio lui spacca un dito se glielo metto in bocca, figuriamoci se non spacca i denti. Se ci va qualcosa in mezzo li rompe sicuro. Va calibrato in base al viso, va calibrato, ok? Un viso più semplice come il suo più piccolino sviluppa meno forza, il suo sviluppa molta forza, per esempio. Lui ha una taglia large, come lui. Ok? Cioè, forte, forte, forte. Quando ci sono questi pazienti, per esempio, alcuni messaggi li hanno cancellati. Allora, ascolta, a me non interessa la storia, mi interessa il preventivo. Voi immaginate, allora, io c'ho, noi abbiamo un ristorante qua dove ci sono i migliori chef, ma proprio a livello mondiale. Sono chirurghi questi che se vanno in America, loro non tornano più qua, da quanti soldi gli offrono, per l'esperienza che hanno accumulato. E non glielo diciamo, ok? Teniamoceli buoni, perché stanno facendo un grosso servizio e non gli interessa quello, c'hanno la famiglia qua, i figli qua, non gli interessa quello, gli interessa fare pubblicazioni scientifiche, fare corsi qua in Moldavia e far crescere la Moldavia nel mondo. Tu immagina che io ho un ristorante, tre stelle Michelin, dove c'ho i migliori chef, entri, c'ho fame, ok? Voglio mangiare. Ok, cosa vuoi? Ti do il menù, voglio questo e questo. Un'ora da aspettare, te lo dico, cioè un'ora da aspettare perché dobbiamo preparare gli ingredienti, cuocerli al momento, non è tutto surgelato, fast food. Se vuoi mangiare veloce c'è McDonald's, vai là. Noi qua abbiamo gli chef per un motivo, li usiamo, ce li abbiamo, li usiamo gli chef. Se no tolgo gli chef e faccio i frigoriferi, ok? Scongelo e metto e scaldo al microonde. Ok, aspetto un'ora. Nel frattempo, quell'ora ti devo preparare ad apprezzare quello che mangerai. Allora ti inizio a dare un iPad dove c'è la storia intanto degli ingredienti che verranno utilizzati dallo chef, ma ti racconto anche la storia dello chef. Ti racconto dove si è specializzato, i corsi che ha fatto e in cosa è specializzato. Se sa fare più carne o pesce e perché ti abbiamo consigliato quel piatto, perché in realtà il menù non c'era lì. Ti ho dato il menù di quelli che sono i prezzi, ma poi lo tolgo e ti dico occupati di stare bene, noi ci occupiamo di far stare bene te. Perché gli chef e chi ti verrà ora a parlare, la persona che identificherà cosa tu è meglio che mangi oggi. Ok, per quello che è stato quello che hai mangiato ieri, per quello che magari è il tuo peso forma, per quello che è la serata e quello che devi fare dopo la serata. Magari ti faccio anche un questionario dove ti chiedo esattamente quali sono i tuoi gusti. Ti tratto in maniera non da McDonald's, non lo fa questo. Lui dice, ma a me queste cose non mi interessano. Ok, alt, fermo un attimo. Quanto è alta la probabilità che gli porto il piatto e mi dice, ma è poco. Non mi piace. È alta. E che mi fa recensione negativa? È alta. Ok. Pazienti così sono i comparativi.